chiaro che il sindaco ha una responsabilità importante nei confronti di tutti i cittadini, in particolar modo dei minorenni non accompagnati, e quindi finché non avremo notizie certe sullo stato di salute e avremo ricollocato tutte le persone, la preoccupazione è grande, però abbiamo lavorato per questo e sicuramente il risultato ci sarà. L'altro tema è quello da, come cittadino dipende da molto dai valori, dalla coscienza di ognuno di noi. È chiaro che ognuno di noi vorrebbe aiutare sempre tutti e tutto, poi c'è la realtà che ogni giorno è dura, noi abbiamo tante persone purtroppo che non ce la fanno arrivare a fine mese, che dormono certe volte in condizioni di disagio, vivono al limite della sopravvivenza, e quindi bisogna sempre tenere in considerazione tutto e tutti, perché aiutare tutti è bellissimo, poi tante volte non è possibile. Ecco, l'ultima volta che è arrivata qui una nave carica di migranti erano 15 anni fa, lei non era sindaco, il sindaco era Federici. Lei cosa sta facendo in quegli anni e come ha vissuto, se lo ricorda? Magari non lo ricorda. Beh, dunque, la mia esperienza è chiaro che ho fatto un'esperienza sindacale molto lunga, ero segretario generale della CISL, poi sono entrato nel 2015 a lavorare all'INAIL perché io sono funzionario dell'INAIL aspettativa e poi dal 17 sindaco. Detto questo, è un'esperienza completamente diversa, perché la situazione è diversa, non c'era l'emergenza che c'è oggi, e quindi da un lato l'esperienza aiuta, il grande lavoro che in questi anni abbiamo fatto di coordinamento tra le istituzioni è un valore aggiunto che ci siamo trovati proprio in questi giorni a metterlo in campo, e quindi siamo in una situazione completamente diversa, molto migliore rispetto a 5 anni fa, 7 anni fa. Gli spezzini come stanno vivendo questa situazione? Lei che sente il polso della città? Beh, come un po' in tutte le realtà, c'è chi vorrebbe ospitare in casa propria questi migranti, c'è invece che ci insulta perché aiutiamo questi migranti, è la natura dell'uomo questa. Sempre... Più quelli che insultano o quelli che vogliono aiutare? È in questo momento tra Caino e Abele, penso che vinca Caino. Caino vince sempre, no? Purtroppo, noi lavoriamo proprio perché avvenga l'opposto. Ecco, com'è la situazione a bordo? Avete notizie di feriti, malati? Ora il medico della sanità marittima è salito a bordo con il 118 per verificare le 5-6 persone che ci avevano già dichiarato che erano con problemi di salute, poi stanno iniziando però tutte le procedure di controllo, le visite mediche, perché ci sono vari problemi che non sono stati segnalati. Quindi entro un'oretta o due riusciremo a essere più precisi. Lei è stato molto duro anche col fatto che questa nave non si è fermata a prendere solo i primi, diciamo, migranti, ma ha proseguito andando in giro per il Mediterraneo a prenderne altri. Dice che non è stato casuale, oppure perché subito ha detto noi ce la possiamo fare ad accoglierli, poi si aumentano però. Esatto, dico, ognuno di noi in casa nostra sa quanta solidarietà può fare. Se io ho a mangiare per 4 posso stringermi, dare da mangiare a 6 o 8, ma se arrivano 100 persone non sono più in grado, è umiliante per le istituzioni, è umiliante per chi magari cerca di avere una speranza di essere salvato da un destino magari che è di grande sofferenza, e non si fa così, semplicemente anche perché da martedì sera, se fossero arrivati direttamente alla Spezia in un giorno potevano essere qua, già mercoledì sera eravamo già pronti e si poteva dare l'aiuto massimo. Invece abbiamo dovuto aspettare 2-3 giorni, la nave è andata a sud verso Libia, verso Tripoli, poi verso la Tunisia, sud della Tunisia, e solo praticamente da ieri sera ha fatto rotta sulla Spezia in modo deciso, e quindi complicando veramente le persone, perché un conto è dare una mano a 69 persone, un conto a 237. È banale, lo capiscono tutti questo, se non rispettiamo le regole tutti è impossibile gestire situazioni che poi si riverberano su ognuno di noi, ogni cittadino. Questo è l'appello che io mi sento di fare, perché la situazione è veramente complicata per tutti. Viviamo in un momento di guerra, non ce lo dimentichiamo, la gente, le bollette sono raddoppiate, abbiamo tantissimi bisogni, tantissime risposte da dare, se non ci aiutiamo a vicenda con rispetto reciproco diventa difficile. Ecco, ma qui rimarranno pochi alla fine, li vedremo sbarcare e poi andranno via quasi tutti. Chi rimarrà alla Spezia, oppure lei sa anche chi rimarrà in Liguria? Adesso queste sono notizie che chiaramente non possiamo dare, riservate. Su Spezia ce lo può dire possiamo però. Possiamo dire che i minori non accompagnati rimarranno circa una ventina nella provincia della Spezia. Il resto lo vediamo, perché tocca alla prefettura e giustamente i numeri sono in questo momento riservati. Lei diventerà il tutore, un po' il papà di questi ragazzi. Sì, di fatto per legge farò anche questa esperienza. Speriamo che loro abbiano un futuro dignitoso e un futuro umano come tutti i bambini devono avere.
C'è anche la Spezia, l'emergenza per i minori stranieri non accompagnati. A Genova c'è un problema, non riusciamo a trovare posti, neanche posti letto. Noi abbiamo tanti bambini in affido, anche noi fuori dalla nostra città, che stiamo cercando di riportare in città. Non sono quindi solo migranti, parlo anche di bambini proprio spezzini. Siamo impegnati su questo, è chiaro che ci vogliono tante risorse e col cuore vorremmo fare tutto, poi purtroppo quando si aprono le tasche i soldi sono pochi. Stiamo cercando però di mettere al primo posto questo obiettivo, di riportare tutti i bambini dati in affido fuori dalla nostra città, nella nostra città. Questa macchina che appare perfetta d'accoglienza e di controllo, fino a quanto potrebbe durare? Lei ha idee dei tempi? Ma io penso entro domani sera, massimo lunedì. Oggi quanti ne sbarcheranno? Dovrebbero sbarcarne, essere identificati, cioè sbarcare tutti, essere identificati circa un'ottantina, perché la polizia marittima, polizia di frontiera probabilmente schederà circa 80 persone, schederà in termini proprio, farà il questionario a circa 80 persone e quindi penso che entro domani sera saranno tutti, diciamo così, censiti e poi di volta in volta saranno accompagnati nella loro destinazione. Nella loro... Ma allora qualche migrante passerà ancora una notte a bordo della nave? A bordo della nave no, vengono, come dicevo prima, ospitati nella struttura dell'ex ufficio doganale. Il terminal 1? Il terminal, a fianco al terminal 1, sì.